Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Premessa, questo è il primo video di giornata. Alle ore 20 ci sarà il video sulla carriera allenatore SSC Napoli su FIFA 22. Detto questo, poi questa sera in serata, quando tornerò da lavoro, ci sarà la consueta live per parlare un po' degli argomenti di giornata, ecco. Quindi rimanete sintonizzati, attivate la campanellina e mi raccomando iscrivetevi al canale. Detto questo, ne abbiamo parlato un po' ieri in live di questo Deulofeu, ragazzi. Oggi Tutto Sport ha esordito dicendo: Deulofeu Napoli, trovato accordo di massima fra società Napoli e società Udinese. Ora poi andremo a vedere tutti i dettagli di questa operazione. Riallacciandomi alla live di ieri, che avevamo parlato proprio di Deulofeu, qualcuno mi aveva detto: ma cosa ne pensi di Deulofeu, di qua, di là? Ragazzi, io continuo a ribadire quello che penso. Deulofeu è un buon giocatore, anzi un ottimo giocatore, perché ragazzi, al Milan non è che abbia brillato così tanto. Poi è tornato in Premier League, ha fatto vedere il suo vero valore, poi andando all'Udinese è esploso definitivamente. Io già l'ho detto e mi ripeto, perché poi l'ho detto anche ieri in live. Chi non ha visto la live la può andare a recuperare qui sul canale, la trovate, la trovate tranquillamente qui sul canale. Si era parlato proprio di Mertens anche ieri in live. Ragazzi, io l'ho detto, mi sembrava strano che il Napoli potesse confermare Deulofeu e Mertens. Però quello che io mi domando è: ti tieni Petagna? Ti tieni Mertens? Perché forse non è rottura totale fra Mertens e la società, quindi qualcosa si può sempre riparare, caro Aurelio De Laurentiis. Quindi cerca di fare qualcosa, perché oggi è continuata la protesta contro Aurelio De Laurentiis, città tappezzata di striscioni e di volantini sui muri di Napoli. Quindi, caro Aurelio, come puoi vedere, il tifoso napoletano sta un po' perdendo la pazienza, diciamoci la verità. Quindi occhio a quello che fai, a come ti muovi, perché oramai sei surclassato da qualsiasi tifoso. Ecco, diciamoci la verità. Detto questo, allora, cifre, prezzo, contratto, andiamo a leggerli tutti. Allora, io mi sono segnato tutto sul foglio. Si parla di un contratto di 4 più 1, quindi sono 5 anni in totale per il giocatore. Contratto lungo, contratto corto. Secondo me questi sono contratti lunghissimi, che poi sinceramente lo sappiamo com'è il Napoli: dopo 3 anni vende i suoi giocatori, perché giustamente si paga il cartellino e poi vuole fare la plusvalenza. Ora, io non penso che Deulofeu sia uno di quelli, perché la plusvalenza su Deulofeu io penso difficilmente il Napoli la faccia, ecco. Però poi ci sta che venga a Napoli, diventi un giocatore da 60-70 milioni e poi De Laurentiis si lecca le dita con il vile denaro, come dice lui, e tutti felici e contenti, più lui che noi, perché poi dovremmo perdere un altro pezzo, un altro giocatore del Napoli. Però detto questo, 1,9 milioni lordi a stagione. Io ho letto che ci saranno i bonus legati a questo 1,9 milioni lordi a stagione, quindi penso sia una cifra intorno agli 1,5, poi mettici bonus, vai a 1,9, ecco, diciamoci la verità. All'Udinese, ed è qui che mi storce un pochino il naso, ragazzi, prima di parlare del costo del cartellino: 1,9 milioni lordi li potevi dare anche a Mertens, arrivando a 2,5, 2,3, a 2? Cioè, perché poi la Gazzetta ha scritto: Mertens ha chiesto 9 milioni lordi l'anno. A me mi sembra strano che Mertens abbia chiesto tutti questi soldi, ecco. Però buonasera Diego, buongiorno. Se intanto si è svegliato Don Diego, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene. Saluta i nostri amici. Ciao. Quindi a me, come detto, mi sembra strano che Dries Mertens abbia chiesto tutti questi soldi, no? Però, lo sapete, i giornalisti devono marciare un pochino su questa cosa, no? Giusto? È vero. Sì. Ecco, quindi io mi aspetto, oggi un domani, dimmi. La Nutella è aperta, va bene, ora dopo ti do un pochino di Nutella. Ora fammi finire un attimo. A me mi fa male. Ti fa male? Ok, mi fai finire il video? Ok, 2 minuti e poi abbiamo finito, non ti preoccupare. Ok,
Quindi stavamo dicendo, vorrei una conferenza stampa sia da parte di Laurentiis sia da parte di Dries Mertens, proprio per parlare di questo rinnovo o non rinnovo sul Napoli. Detto questo, cifre del cartellino di De Olofeu, ragazzi, a me mi sembra strano, perché è questo che a me mi sembra strano. Si parla di una cifra intorno ai 15 milioni per il cartellino. A me che abbiano trovato un accordo sulla base di 15 milioni mi sembra strano. E ora vi dico anche perché. Perché l'Udinese valutava il giocatore dai 20 ai 25 milioni. Io, con tutto il rispetto che possa avere De Laurentiis con i Pozzo, che poi c'era anche Marino, se non sbaglio, come direttore generale, ora non mi ricordo, direttore sportivo, ma non mi ricordo, non vorrei dire una cavolata. Mi sembra strano che abbiano abbassato il prezzo di 10 milioni solo perché è Napoli. Quindi o c'è una contropartita tecnica che a noi non ce la vogliono dire e si parla di Petagna, Unas e di altri giocatori, quindi staremo a vedere. Poi, quando si aprirà il calciomercato, naturalmente poi vedremo tutti questi dettagli e tutte queste cose, però 15 milioni a me mi sembra strano, però l'ho detto, non è che questo ti vanno a levare 10 milioni perché tu sei Aurelio De Laurentiis, sei bellino e ti levano i soldi, no, mi sembra strano. Comunque, oggi si è parlato anche di Politano, Politano che c'è un interessamento del Milan addirittura di Stefano Pioli, c'è l'interessamento da parte del Monza di Silvio Berlusconi a Petagna, Unas e allo stesso Politano, se non sbaglio. Quindi vorrebbero fare compro in casa Napoli il buon Silvio Berlusconi. Io l'ho detto, nessuno è incedibile, tutti possono partire, lo sappiamo. Si è parlato anche in queste ore di Koulibaly alla Juventus, ma Koulibaly non andrà alla Juventus. Mertens si è parlato di questi 9 milioni che lui ha chiesto al Napoli. Si è parlato però addirittura di un Mertens che preferibilmente andrà a giocare fuori dall'Italia proprio per non deludere i tifosi napoletani. E qualora dovesse succedere che Mertens vada a giocare in Europa e non in Italia, ragazzi, farà crescere ancora di più il rammarico di aver perso un giocatore simbolo di questo Napoli. Quindi staremo a vedere come va a finire tutta questa vicenda, Aurelio De Laurentiis, Dries Mertens. Poi si è parlato di Fabian Ruiz, che è in rottura totale con il Napoli, che così sembra lo voglia addirittura la Juventus di Allegri, Allegri che ha ferri corti con la società Juventus, quindi staremo a vedere anche lì che macello che state arriverà fuori per voi juventini. Non è che i guai ce l'abbiamo solo noi nel Napoli, ma ce li avete anche voi con il vostro caro Agnelli e il vostro caro Allegri, quindi ad ognuno il suo capriccio, diciamo così. Poi si è parlato di Zielinski, oggi ha postato una foto con Mertens, ha scritto sei un fenomeno, vicino a Mertens, ragazzi, lo sappiamo che Dries è un fenomeno, ma questo non invoglia Aurelio De Laurentiis a rinnovargli il contratto. Per finire, si era parlato in questi giorni del contratto di Meret che dovrebbe rinnovare, ora non so per quanti anni, come secondo portiere. Oggi è uscito il nome di Salvatore Sirigu, l'ho detto anche ieri in live il nome di Sirigu. Ci sono voci che confermano questo interessamento del Napoli da parte di Sirigu, perché tu vai a prendere un secondo portiere di esperienza, anzi con molta esperienza, che ha vinto anche campionati col Paris Saint Germain, quindi è un portiere che ha tanta esperienza. Diego, ci sei? Ok, quindi vai a perdi qualcosa secondo me sulla questione portieri, però poi staremo a vedere. Ecco, Ospina di sicuro non rinnova, quindi come Sirigu, come seconda scelta va bene, perché tanto Meret deve giocare titolare, vai, perché se no tu Meret l'hai preso per essere il portiere del futuro di questo Napoli, e quindi è giusto puntare su di lui. Poi alcuni mi hanno attaccato ieri dicendo no, ma Meret di qua, Meret deve giocare titolare, punto, basta. Ultima cosa, ma non meno importante, ragazzi, vi ricordo che stasera esce il video alle ore 20 sulla carriera allenatore, tutte queste cose. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di... Anzi no, aspettate, proprio un'ultima cosa. Ho letto l'intervista dell'ex agente di Cavani
chi attacca Aurelio De Laurentiis sta dicendo noi non abbiamo rinnovato con il Napoli per divergenze contrattuali, Cavani voleva di più, lui deve pensare, riferito ad Aurelio De Laurentiis, deve pensare che i calciatori è un business per loro, devono arrivare a fine mese, tutte queste retoriche che io... Allora no, tu hai un contratto di 2 milioni a stagione, va bene? Alexa, 2 milioni diviso 12? 12. 166.000 euro al mese. Tu mi vorresti dire che non riesci a campare con 166.000 euro al mese. Perché poi lui ha detto, perché i giocatori hanno macchine, hanno le... Vai sul divano, vai. Hanno le bollette da pagare e tutte queste fesserie, no? Che io non apprezzo. Detto questo, poi... Just a moment. No, perché il signorino si doveva mettere sul divano, capito? No, quindi doveva rompere un po' i cojones. Ma detto questo, è inutile che facciate queste uscite dicendo, oh, ma il giocatore, ragazzi, con 166.000 euro non ce la fai a campare al mese. Cioè, a me mi sembra un po' strano, eh? La gente campa con 1.200 euro al mese, se ci arriva a 1.200 euro al mese, perché non faccio il mio conto, perché io, fra me e mia moglie si porta a casa 2.000 euro al mese, non sempre 2.000 euro al mese, quindi la casa è di proprietà, quindi non abbiamo da pagare niente. Però, caro ex agente di Cavani, quando tu mi vieni a dire che loro non arrivano a fine mese, passatela la mano sulla coscienza, secondo me, perché stai dicendo non so che stronzate. Poi che tu abbia voluto attaccare Aurelio De Laurentiis, non lo metto in dubbio, hai fatto la tua parte. Però mi sembra una stronzata che Legate. Detto questo, io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo alle ore 20 per il sesto video, se non sbaglio, sulla carriera allenatore. E ci vediamo dopo il lavoro per quella piccolissima live di 10-15 minuti che facciamo oramai tutte le sere. Sempre e comunque, forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you!